Ciao ragazzi! Ciao a tutti, bentornati su Crimax! Allora ragazzi, 2020 è iniziato con una novità. Quindi, come abbiamo accennato nel 2019, nella live, nell'ultima live che abbiamo fatto, avevamo pensato di partire, con una nuova rubrica. Dove cerchiamo in qualche maniera di portarvi a conoscenza magari di alcune novità presenti nel mercato del catfishing, e di qualche prodotto magari che già esistente, ma che magari non si trovano video dove magari viene spiegato in italiano o magari dove si vede magari poco quello che magari vi interessa. Quindi abbiamo cercato di realizzare questa cosa in collaborazione ovviamente con dei negozi che con l'occasione ringraziamo, quindi grazie, ringraziamo quei negozi che ci hanno aiutato in questo. Quindi andremo a mostrarvi prima di partire, però sì ragazzi, giusto di dire finalmente, giustamente, finalmente. Quindi ragazzi, diamo il via alla sigla della Crimax Zone. Bene ragazzi, questa sarà l'intro, la sigla appunto, che comparirà ogni volta faremo video di questo genere. Allora, come vi stavo dicendo, io farei solo un accenno di come è nata la Crimax Zone, sì, se mi permetti. Prima di tutto una cosa ragazzi, non faremo recensioni, quindi tenetelo bene a mente, non sono recensioni e neanche paragoni, okay. Questo è meglio, quello è peggio. Esatto, adesso Max vi spiega il perché di questa cosa. Esatto, che cos'è la Crimax Zone? Sostanzialmente è nata per due semplici motivi. Uno, perché ogni volta che io e Christian decidevamo di comprare un prodotto e volevamo informarci su internet, su YouTube, non trovavamo nulla di soddisfacente che potesse farci capire bene il prodotto. Uno, perché chi l'ha comprata la fa vedere bella, bellissima, ma non spiega bene l'utilizzo, quindi neanche proprio non ci spende uno o due minuti. Oppure c'erano video anche delle case appunto che buttano fuori il prodotto, ma lingue straniere, che uno deve stare lì a tradurre cosa, quindi abbiamo pensato che una cosa che poteva agevolare anche la community Crimax, e questo è il secondo motivo, che ci chiedeva e ci chiede ancora con centinaia di messaggi cosa mi consigli, cosa è meglio tra questo e quello, quindi un po' per soddisfare le nostre esigenze e le esigenze della community Crimax abbiamo deciso di far partire questo progetto della Crimax Zone. Basta, volevo solo dire questo, Christian, e ricordare solamente che se hanno degli spunti da darci su video che possiamo fare ben volentieri. Esatto, ecco, a proposito di spunti, non andate magari a dirci fate il video sugli ami eccetera, magari dateci degli spunti, esempio magari self-made, quindi prendete l'argomento chiave, quindi esatto. Self-made, pod, canne, mulinelli, magari ecco, volete approfondire magari una marca in particolare, quindi si andrà a vedere magari un video dei prodotti di quella marca. Ci magari anche. Cerchiamo anche di farlo con le persone competenti di questa marca, quindi cerchiamo in qualche maniera di aiutarli tramite i video. E oltre ai video anche attenzione, perché ci saranno delle live della Crimax Zone, sì, dove ci affideremo a degli esperti del settore che noi faremo da reporter praticamente e ci andranno a spiegare nel dettaglio quello che sarà l'argomento della serata. La live avrà un tema e avremo ovviamente una scaletta, quindi sappiamo già di cosa parlare esattamente a quel tema. Ovviamente, essendo in live, cercheremo anche di rispondere ad alcune domande, sì, non a tutte, ma magari prenderemo magari quelle un po' più interessanti e da rivolgere appunto al protagonista poi che sarà della live. Che siccome verranno anche annunciate sui social, sarebbe meglio avere le domande prima della live, in modo che poi le possiamo già girare nella scaletta e quindi rispondere praticamente a tutte le domande, perché poi sono quelle quando scegli l'argomento. Esatto, poi ovviamente sotto a questi video ragazzi di volta in volta scriveteci appunto i vari argomenti che magari avete piacere di vedere, quindi scriveteci appunto nei commenti. Ce n'è tanta di roba. Sì, ce n'è veramente. Non i gommoni, perché un sacco. Non dobbiamo neanche scherzare i gommoni, quindi. Però magari insomma ci si può sempre organizzare, quindi io esatto. E Max stiamo cercando di fare un po' questa cosa. Come potete vedere, dai, in questo tavolo c'è già un'anticipazione di due video, quindi i primi due video della Zone saranno appunto dedicati uno a tutto quello che può essere la portaminuteria, le cassettine, esatto. Quindi andremo a farvi vedere
l'una rispetto all'altra e le varie differenze. Ovviamente non abbiamo preso tutte le marche esistenti perché non Obvio. Basterebbe una stanza, quelle che a noi ci hanno attirato di più, diciamo. E poi l'altro video, appunto, che sarà il primo, sarà inerente ai pellet, perché sui pellet c'è una novità, quindi nel video che appunto seguirà della Zoom vi farò vedere questo nuovo pellet particolare, molto bello. Esatto. Quindi ragazzi, questi saranno i primi due video, speriamo che la Climax Zoom continui, quindi sia di vostro gradimento. Ricordiamo i nostri canali social, Climax _ Carfishing su Instagram, Climax Carfishing su Facebook, Climax 2018@gmail.com e YouTube Climax Carfishing. Bene ragazzi, detto questo, noi vi lasciamo, vi diamo appuntamento al prossimo video della Zoom, che sarà il primo ufficiale. Esatto, quindi mi raccomando, scrivete nei commenti appunto le vostre considerazioni, le vostre domande e cercate di scriverci le vostre richieste. Ovviamente noi cerchiamo in qualche maniera appunto di realizzare appunto dei video. Seguiranno sempre i video di pesca, perché i video di pesca ci saranno sempre, però quest'anno sarà arricchito appunto da anche questi contenuti. Volevo solo, per i più sensibili, non è televendita. Esatto. Ok. Sì. Ormai l'abbiamo detto più di qualche volta, però ragazzi, c'è qualche sensibile. Diciamo che sinceramente in questo momento lasciamo un po' sì. Che dicano, quindi non ha nessun problema. Chi ci vuole bene ci seguirà. Bene ragazzi, vi diamo appuntamento al prossimo video. Da Climax è tutto. Ciao!